Salve a tutti amici e ben trovati, io sono Smitter ed eccoci qui, vediamo se da sempre il fanato. Ricominciamo da qui, sono lasciati con la conquista dell'Offshire data a un nostro, diciamo, nome di fiducia, però nel frattempo è arrivato il grande Alfredo del Wessex, che, impaurito un po', timorito dalla presenza dei vichinghi siciliani al suo caro Wessex, ha avuto una, come si dice, una richiesta speciale. Sigurd ha potuto fare la pace con un cambio di due guerrieri, offrendo ovviamente magari Basim, che grazie a lui si è offerto volontariamente per magari infiltrarsi qui nel Wessex e scoprire qualcosa, ma Fulke, traditrice e cavaliere condottiera del re Alfredo, ha chiesto esplicitamente che fosse Sigurd a essere, diciamo, il loro prigioniero o sotto il loro controllo, non so come si possa definire, ma comunque ora siamo senza di lui. E abbiamo detto questo a Radmir, preso tutto a Dark, sentendo già lui: tu l'hai fatto apposta. Noi facciamo il viaggio rapido per andare lì per fare dire tutto ciò che è successo. Sente Dark: tu volevi il potere, quindi ha venduto tutto il fratello, l'ha ucciso. Se ne sa, questa deve essere risposta. Però penso che stiamo entrando nel clou del gioco, in quanto incontrando Alfredo del Wessex, che mi aspetta un po' diverso dai trailer. Comunque, a questo punto siamo già alla parte fondamentale del clou del gioco, e che prima o poi più quello che deve essere il nostro nemico, quello che dovrebbe essere, che non sappiamo se sarà davvero lui o se ci hanno prendendo così solo per nascondere ce l'ha il vero nemico. Se fosse così sarei davvero contento, perché mi piace molto l'idea che il nemico fino all'ultimo non si scopra. Un nemico che tu sai già chi è, basta ci vai lì lo uccidi magari. O che non sarà fattibile, però. Ciao. Speriamo però che vediamo un po' cosa accadrà. E soprattutto qui a Rama sto cosa succederà con i nuovi vichinghi. Vedere ovviamente attacca. No, facciamo anche tu, anche il re. Non si offre un banchetto. Metto questo ragazzi in bando le ciance. Inizio. Salute. Let's go. Randby, ho completato l'opera in Oxenforshire, ma il prezzo è stato alto. L'ho capito da questa lettera. È per te, da parte di una certa Fulke. Da Fulke? Dei, quella strega. L'ho lasciata sul tavolo. Poi oggi scrive, sì, comunque al morso di lupo, che leone è perfetto si diberica i volti. Scrivo solo per assicurarti, per far sapere che Sigurd è in buone mani e in ottima compagnia. Lo tratterrò con la cura che merita. L'ordine a cui appartengo ha uno scopo per un uomo come lui. Egli è per molti versi il pinnacolo delle nostre aspirazioni, un dio delle vesti di un uomo. Spero che anche lui giunga a comprendere ciò che io già so, principe alla sofferenza. Fulke appartiene all'ordine degli lei. Antichi. Lo stesso ordine di Chiotve, l'ordine che Basim e Hitam hanno giurato di distruggere. Eivor, che è successo? Sigurd è stato preso in ostaggio. Re Alfred l'ha catturato e consegnato a una donna, Fulke. Una donna molto pericolosa. Che cosa vuole da lui? Ti risparmio i deliri di Fulke, ma sappi questo. Sigurd si è adoperato per stringere alleanza con un Thain di nome Gidrich. Gidrich è un uomo leale e verrà, se chiamato. Ma prima Basim scoprirà dov'è Fulke. Resta in attesa di un suo messaggio. Quindi Fulke alla fine è un membro dell'ordine, anzi, io non mi aspettavo che piuttosto magari più una pazza o una semplice, diciamo, legata al figlio di Alfred, che è andato bello. Fino a Hot Wolf, che fu re del Wessex fino al 58, e andando, vabbè, non ci interessa queste cose. Fulke, eccola qui la traiettrice, colei che in realtà fa parte dell'ordine antico, quindi il nostro amico giurato. Oh, capisco tutto. Ed è anche il maestro, lei. Assassino lo strumento. Maestro Fulke lo strumento, nata a Bruges dei pescatori, quindi verso il bel della Francia. Fulke crebbe in un ambiente vivace, animato da commerci, assorbendo la storia narrata dei mercanti che giungeva in una città delle lontane come il Mar Baltico. Desiderava quindi una vita di avventure, imparò a leggere da sola su libri che le capitavano sotto mano. Le sue letture risultarono un curioso miscuglio di convinzione e certezza.
Lester demandò infatti Isu e si dedicò con passione alla ricerca quando la fece notare all'ordine. Nonostante le sue bizzarre convinzioni, il suo talento fu riconosciuto e ben presto fu elevata al rango di paladino a maestro. Tuttavia, per ragioni note soltanto a lei, preferì usare il titolo di paladina. Quindi paladino è i palatini e cosa sono i maestri. Qua c'è il gran maestro che dovrebbe essere Alfred, dovrebbe essere che si è detto mia palatina, insomma dovrebbe essere lui. Vedete, adesso è una scoperta sconvolgente che ora ci mette in un punto davvero difficile. Cosa fare ora? Mi ricordo che Wessex, vedete, viene un po' messo così, diciamo anche un punto dove poter saccheggiare, ma qui è più difficile che siamo a livello più basso. Stiamo invece a livello 100, però distanti. Io se posso venire alla faretra, no, questo neanche, non posso venire a niente, vabbè, pensiamo subito alla missione principale. Devo andare. Penso che adesso lei faccia solo l'alleanza, c'è la missione con lei per... c'è un po' legale, vediamo un po' le missioni che ci spettano qui. Facciamo i King in sogno, la polizia, la di Asga, ok, abbiamo visto le culti. Dato per scontato, parla da di Gendrich a Rugby. Ok, quindi non c'è. Io devo uccidere a lei, dettagli. Allora, troviamo un altro indizio, ok. Randvi, fa una pausa. Vieni con me nel Grand Bridgeshire ed esci da questa stanza polverosa. Intendi adesso? Proprio ora? Certo. Mi hai detto che eri stanca di stare qui, dunque perché no? Gambe in spalla e preparati a partire. L'ho chiesto io, vero? Hai ragione. Guidami tu, Eivor. Vieni con me. So che forse è il momento giusto per questa cosa, però... Oggi non prenderemo la nave. Questo viaggio vediamo un po' cosa succede. È solo per noi due. È un problema? Per niente. L'importante è stare al sole e all'aria aperta. Trascorro troppo tempo nella casa lunga. Prima o poi dovremo attraversare il fiume per entrare nel Grand Bridgeshire. Se conosci un'altra via, sei proprio un tesoro. Se conosci un'altra via, sarò lieto di saperlo. Di nuotare non se ne parla. Nuotare? Non saprei. È uno scherzo? Una barca o un cavallo potrebbero andare, ma non sono contraria ai metodi tradizionali. Beh, facendo questa parte è che vorrei tanto, come dire... capito cosa succede, perché Sigurd, diciamo che noi abbiamo preso Sigurd, non so se Sigurd può essere arreso, magari poi lui, membro dell'Odis, che sta un po' impazzendo, sta delirando, chi lo sa. Però c'è questa missione, vediamo un po' che succede, così aspetto c'è un po' le scale, che prima mi compare, io parlo, così ragazzi, giusto fare cose, o le facciamo bene o niente. Comunque il nostro caro Evo sta rapendo da grande, dov'è lei? Va lì. Se sta pubblicando, no? Bella la neve con il sole. È meraviglioso questo, ragazzi. Cioè, Fioc scende la neve. E qui però c'è il sole più aperto. Ok. Quindi c'è anche Radim. È l'unica mente poverina che non muore mai dal rifugio, che rimane sempre lì a... cosa sta facendo? Facciamo così. Comunque che è sempre dentro casa, diciamo, c'è la donna... Lei è una grande donna che è vichinga, che ha viaggiato per tanto tempo, ha fatto le guerre e ora così. Si deve stare, credo, se non si sposta la scia bianca, se non lo fa, niente. Comunque io ancora non capisco se ho fatto che Putti vorrebbe portare a suo ordine. Ma passi, non sai che lei era... Eivor, mi chiedo cosa succederà ora con l'ordine, con dove l'armata d'estate si ritirò dopo aver perso Grandbridge. Ma ora sembra che la città sia rinata del tutto. Giusto. So la mappa di queste terre a memoria, ma ora che le vedo è come se prendessero vita. Che meraviglia. Non dimenticherò questo luogo. Eccoci qua. Benvenuta a Grandbridge.
Dobbiamo dirigerci alla Casalunga. Ah, è davvero grande. Rustica, lignea, stupenda. E tutto sembra piuttosto nuovo. Sotto la guida di Soma, l'armata d'estate ha ampliato il villaggio d'origine. Serviva un punto d'appoggio per i commerci verso Lunden e per le incursioni nel Wessex. Beh, è notevole. E vedo delle architetture molto interessanti. Bene, bene, bene. Ma chi vedo? Eivor! È passato del tempo da quando ci siamo visti l'ultima volta. Ti conosco, credo. Sei uno degli uomini di Soma. Magni, vero? Già, buona memoria. Sono lieto di rivederti. Questa è Randvi, mia cara amica e valente guerriera. Salute, Randvi. Noto che Eivor ha una certa predilezione per le donne affascinanti. Sai, l'ho notato anche io. Mi aspettavo più persone, Magni. È successo qualcosa? Soma ha radunato dei guerrieri ed è andata a ovest. Intende aprire una rotta commerciale verso Oxenford. Solo ora, in tempi difficili, ho scoperto che non sono il buon rimpiazzo che credevo di essere. Che problemi ci sono? Oh, dei banditi si sono accampati qui vicino, a est, sulla riva del fiume. Attaccano i mercanti che viaggiano via terra o via fiume, e la loro fama cresce sempre di più. I viandanti hanno paura. La città potrebbe risentirne molto a lungo andare. Ah, io ne ho già risentito. Quei bastardi mi hanno rubato il cavallo. E come pensi? Possiamo aiutarti noi, Magni. E se non troveremo il tuo cavallo, te ne ruberemo uno nuovo. Oh, ne sarei sollevato. Non ho niente da offrirvi in cambio, ma i banditi saranno forniti. Rubateli di ciò che vorrete. Bene, considera la cosa fatta. Eivor, vieni. Dobbiamo razziare un campo. Diceva che i banditi sono accampati sul fiume, a est del... Ti sei offerta volontaria per una battaglia. È questa la tua idea di sereno viaggio di piacere? Credo di sì. Mi sorprendo da sola. Ti sei appena allontanata da quel tavolo e hai già sete di sangue. È una sensazione che conosci bene, no? Ho sempre voluto vivere ciò che vivi tu. E ora potrò farlo. A meno che tu non abbia progetti più interessanti per noi. Aiuteremo Magni e sistemeremo quei banditi. Ma cerca di non farti prendere troppo. Il clan del Corvo ha bisogno di te. Certo, mio signore. Seguirò ogni tuo ordine alla lettera. Se non ti conoscessi, direi che ti stai prendendo gioco di me. Oh, certo che no. Eivor Morso di Lupo, possente Drengr. Non mi farei mai beffe della tua sacra autorità. E diciamo che la povera di può farsi un... può essere viking, può fare questo. E può fare adesso, ma lei diciamo le uccide razziali. Che donna viking, ragazzi. Che donna viking. Comunque, una situazione semplice. Un po' per... di calcio che è successo e distrazione. Eccolo, l'accampamento. Noi, bene, stammi vicina con... e fa come me. Eccoli. Mi accuccio e guardo severa all'orizzonte? Proprio così. Comunque sì, dai, un po' di canone da questo secondo Alfred Ressex, Arconi, Tillavi, dicendo. Allora, vediamo un po' di nemici che abbiamo. E riceviamo tutto questo secondo, ci diverte anche, penso che con Radmi sia molto qui. Allora, c'è l'accampamento, quindi si sono lungo. Pensavo che volessi restare nascosto. Che avevi voglia di combattere, eccoci qui! Sì. Stare nascosto un po' quello non è l'ho visto. Stata l'unica, non mi ricordo che era un attacco speciale, non lo so, non mi dite, ma dove era? È stato quello grosso. Attacco sordente. Golf, anzi Godia. Godia, ciao Godia, buona morte. Che bello uscire la gente da su ogni lato. Guarda com'è. Come si fece quello? Peccato, no?
Non toccare Radmi, eh. Per te è finita! Abbiamo finito. Sì, sì. Abbiamo finito. Riportiamo il cavallo a Magni. Casa. Tecla, l'idromele e la birra che vogliamo. Eivor, l'avventura è appena iniziata. Troviamo una birreria e poi mettiamoci comodi. Restituiamo il cavallo, e se avrai ancora sete, ci guarderemo intorno. Magni, il problema dei banditi è risolto. Davvero? Ben fatto! E avete trovato la mia giumenta? Il tuo cavallo è fuori ad aspettarti. Sta bene, sia lode agli dei. E anche a te, Eivor. E alla tua amica Randvi, ovunque sia. Deve essere qui intorno. Eivor, vieni qui. Guarda un po'. A che gioco vuoi giocare? A chi beve di più? Io contro di te. Morso di lupo contro la dama delle carte. Randvi, puoi trovare un nome migliore. Gola di fuoco, allora. Bene. Beviamo. Splendido. Non è da me. Annegherò. Ha! Sono la gola di fuoco, la sterminatrice di botti. Ti ho detto che avrei bevuto più di te. Ora sei soddisfatta? Ho le campane in testa. Più che soddisfatta. Ora vieni, smaltiremo la sbornia cavalcando nel vento fino a casa. Ma ho intenzione di fare un'altra tappa. Randvi. È una torre sommersa accanto a una cascata. Possiamo fermarci un momento e poi ti lascerò libero. È vicina alla sommità di una collina a sud dell'insediamento. Sarà facile da trovare. Va bene, un'ultima sosta. Forse non si vede, Eivor, ma non sto nella pelle. Oh, si vede. È in partenza? Beh, spero di rivederti presto. Randvi, torna quando vuoi. Forse tornerò, Magni. Grazie per ogni cosa. No, no. Grazie a te. Buon viaggio. Ah!
volta faccio una gara in brutto, una cosa cercata di prima è che non ho mai fatto, non so come funzionasse. Comunque è divertente alla fine, divertente. Che tu abbia tradito il cuore del povero Magni prima. Che posso dire? Non sarà il primo e non sarà l'ultimo. Io ti nomino Ralph, terrore dei banditi, castigo dei cuori. Un nome che mi fa onore. È stata Sunne a descrivermi la torre. Un luogo desolato ma pacifico. Attenzione! Sono ansiosa di vederlo. Dopo un giorno così pieno, finalmente vuoi calmarti. Ho avuto la mia dose di avventure. È tempo di riposare. Senti, mi chiedevo una cosa. Tu e Soma, c'era qualcosa di speciale che vi legava? Mentre parlavi di lei, ti brillavano gli occhi. Abbiamo legato molto rapidamente. È questo ciò che intendi? No, intendo... è successo qualcosa tra di voi. E perché dovresti chiedermelo? Per curiosità. È una domanda innocente. Non c'è stato niente tra noi. Questa è la risposta. È una delusione. Al posto tuo, avrei tastato il terreno. Eivor, conquistato da una fiera Jarl mentre guida il suo clan alla vittoria e alla prosperità. Una coppia affiatata. Farò finta che il vento si sia preso le tue ultime parole, Randy. Se credi. Non so se sia curiosa, semplicemente, oppure... quando te mi attorno sui lei che trovo per noi fa pensare altro. Però eccoci qui, arrivati. Ci succederà qualcosa qua. Guardala, deve essere la torre. Prendi il ponte. È bella come nei racconti di Sunniva. Riesce a immaginare quanto fosse maestosa quando fu costruita tanti inverni fa. A volte, quando guardo una mappa, immagino minuscole armate di piccoli omini che viaggiano qua e là. E ora, osservando queste rovine, immagino la vita dei popoli del passato, che non sapevano cosa sarebbe stato dei loro monumenti. Hai una fervida immaginazione. Voglio guardare il panorama. Saliamo. Ti seguo. Attenzione a dove ti appoggi. Queste pietre sono vecchie e cadenti. Una vista stupenda. Mi ricorda la mia infanzia in Norvegia, quando salivo sulle colline dietro al bosco. Hai un cuore avventuroso. È arduo vederlo oltre il tavolo, ma non ora. Mentre fatichi per raggiungere la cima di una torre. Ero un maschiaccio da piccola. Andavo a caccia. Ero un amante dell'aria aperta, prima di diventare una donna affidata e stoica. Data in moglie per assicurare una pace tra clan. Un ruolo degno e nobile, ma che non avrei mai previsto per me. Saresti stata una grande guerriera errante, una vichinga, libera di andare e venire come il vento. Lo credo anch'io. Forse un giorno avremmo salpato insieme sul mare aperto, per razziare o viaggiare. O ci saremmo scontrati in battaglia. Senza la tua unione di pace con Sigurd, forse i nostri clan sarebbero ancora nemici. Già, è vero. Ti ringrazio per oggi. Mi è sembrato tutto un lungo sogno e non intendo svegliarmi. Non farlo. Possiamo restare qui quanto vuoi. Mi piacerebbe. Che significa? Oh no, io... mi dispiace.
Non avrei dovuto. Mi sono lasciata andare. Non devi scusarti. Sigurd è tuo fratello e io ti ho messo in una posizione molto difficile. Il cuore non sa fare scelte politiche. Forse è l'idromele, forse è quest'aria. Ma non devi scusarti con me. Non sono così ubriaca. La verità è che è ciò che provo già da qualche tempo. Mi importa di te, Eivor. Ragazzi, e qui come facciamo ora? Vorrei dire almeno lo stesso, perché alla fine Radmi è... sì, è un fratello, sposato, ma è appunto è un marito politico. E immagino nel frattempo Dag che ci guarda da sotto e ci sfida con fuori maligno e si accrezzi i baffi. E non lo so, io... per me è lo stesso. Non è molto giusto. Oddio. Ambaracici, cocco sulle deme, sullo G, allo verde e blu. Non è molto giusto. Ma c'è vero che pensa, lui che pensa in realtà, ma secondo c'è tutti i suoi vichinghi dentro la testa. Che facciamo, che facciamo, che diciamo? Tipo i film della Pixar, vabbè, io non è giusto. Randy, vorrei tanto cullarmi in questo sentimento, ma non è possibile. Ma certo, sì. Sono stata sciocca. Lasciamo che resti un sogno. Un momento che ha preso vita solo nella fantasia. Non voglio che tu mi veda come una debole. Non rimproverarti nulla. Rimarrà tra noi. E abbiamo il ricordo di una bella giornata. Come amici e anime gemelle. Non desidero altro. Vorrei restare qui, se per te è lo stesso. Mi piacerebbe. Randvi? Sarà tornata all'insediamento. Certo, domino un punto così... buono, ma... intanto abbiamo un punto di talento, benissimo. E allora... oh, abbiamo deciso cosa fare. E adesso pensiamo a... abbiamo 4 punti di talento, meraviglioso. Potremmo fare... allora, questi qua non mi interessa, ma dobbiamo fare più combattere il loop. Danni attacco del giro, questo qua è già iniziato. Questo sta finendo, perché continuiamo questo. E se ne apre un altro, ok. Poi, magari questa parte qui dovremmo fare... adrenalina... tempra del bestia, lotta con fuoco sconsigliati, il primo colpo del nemico non avrà effetto su uno slot di adrenalina non pieno. Non si può fare colpo a colpo e poi senza colpo a colpo, ok. Ma che c'è qua? Due armi pesanti, ok. Questo non ci dice niente. Comunque ragazzi, davvero, diciamo solo un po' strano, ovviamente siamo un po' in mezzo, che c'è una parte il nostro amico, il nostro fratello, diciamo, e l'altra parte c'è una ragazza che prova cosa per noi, sa come si sposa per la pace, ma forse questa sua scelta, perché lei il cuore non sa scegliere, non sa fare scelte politiche. Comunque, ma non decide cosa fare. Se nuova casa, no, dov'è? O magari fare il sogno, tornare a Asgard. O penso che dobbiamo parlare forse con lei, con Radmi, per capire cosa fare, qualche alleanza fare. Perché missioni penso non ce ne sono tante. Beh. Fino a questo episodio, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. Se avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche nei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, fare live e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così vi sarete più sul mio lavoro. Detto questo, ragazzi, al prossimo episodio, dal prossimo Terry, passo e chiudo.